ser mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy el pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás, un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Si pudieras olvidar tu mente, que tu corazón diría que sí. Grazie. Non mi fai vedere la faccia. Cos'era? Aveva due spalle così, più o meno, no? Così, era tutto muscoli, aveva un cappuccio rosso, intonato con la moto, anche quella rossa. Dei tizi mi stavano seguendo. Io ero molto spaventata perché era buio e stavo aspettando Matt, che non si è fatto vedere. E insomma, lui è arrivato, li ha picchiati, li ha messi in fuga, mi ha salvato, mi ha dato un bacio e mi ha portato fin qui. Finiscila di scherzare, è un supereroe, ma che... Figurati se era un supereroe, sicuramente veniva da una festa in maschera, chiaro, ma mi ha scioccato. A domani. E tu da dove vieni? Dal nord, e tu? Stai consolando Jasmine? Sembra che il precettore abbia preferito un'altra. Che spiritoso, perché non cresce il bamboccio? Sì, sto facendo terapia. Mi hanno detto di uscire con una trentenne. Ma te ne conosce qualcuno da presentarmi? Ah, no, di sicuro se le accaparra tutte lui. Che spiritoso. Che ridi? Andiamo a dormire? Che adesso... Beh, come stavo dicendo, aveva in faccia quel cappuccio rosso che... Mio nipote non pensa di sistemare le cose con Mar. No, Malvina, il fatto è che Mar... Scusate, è... non avete visto Feli? Non trovo il mio... Feli! Dicevo che è arrabbiata con Tiago per quella scenata che ha fatto a Simone. Uh-huh. E un po' irritatolo anche sì, Tiago. State parlando di me? Ah, ciao! Niente, Caridad dice che forse hai un'irritazione perché cammini in modo strano. Non hai provato a metterci un po' di talco? Io... Beh, se non ce l'hai, c'è in cucina... C'è della fecola in cucina, è lo stesso. Sì, tranquillo. usa quella, funziona alla grande. Meglio il talco. Sì, senz'altro.
avanti, dimmi il resto, voglio sapere tutto. Tacio è cotto, o meglio, è stracotto della gitana. Ma lei non se lo fila perché ha perso la testa per il precettore. Per il precettore? Sì. Non ci posso credere. Buongiorno, è pronta la colazione? Mi è passata la fame. Io vado a dormire ancora un po'. Oh, continua a raccontare, per favore, sono troppo curiosa. Rama muore dietro a Valeria. Sì. Ma lei? Niente, neanche lo vede. Che strano, non pensavo. E dimmi una cosa, a te non piace proprio nessuno? No, io beh, a me piace molto Nacho, però lui, ecco, a volte mi tratta in modo un po' strano. La signora Berta dice che fa così perché le piaccio, Sì, sì, ascolta, sì. Ti assicuro che se lo dice mia suocera, la mia ex suocera, le devi credere. E per finire c'è lei, che è innamorata persa del signor Nico. Sì, sì. Gli sta dietro come un cane da tartufo, Sembra proprio una telenovela, quante storie d'amore. Buongiorno. Che mattiniero hai il cuor leggero. Che faccia. Cosa c'è? Non hai dormito? Non molto. Bene, ragazzi, chi si vuole iscrivere al mio corso di cinema? Perfetto, se siete d'accordo, oggi pensavo di fare lezione sulla... Commedia romantica. Perché Schwarzenegger vuole essere un ginocchio? Perché Sylvester è Stallone! questo piace sempre! Alla finita, lascia stare i ragazzi, basta! Il mondo non basta! L'hai visto quel film? È con James Bond, rapiscono una ragazza! Attento che ti stacco la testa e poi la do in pasto ai topi! Gira la scena in 3D, è meglio! Lascia stare i ragazzi, con me è un conto, ma con i ragazzi no, te la passerai molto male! Ah sì, che cosa vuoi fare? Che cosa ti faccio? Permesso... Zio Charlie, mi voglio iscrivere al tuo corso, mi piacciono tanto i film d'amore. Sul serio? Sì. Cosa ti dicevo? Sei già iscritta, mia cara, è un vero piacere, Caridad. Grazie, ciao. Ciao. L'hai visto, vero? Bob Fosse, 1969. Questo è un successo, Nicholas. Niente a che vedere con il tuo corso di archeologia. E non vuoi fare niente? Quella donna ha detto che tuo zio ha ucciso i tuoi genitori. Non lo so, io non mi ricordo di nessuno zio. Cosa vuoi che faccia? Non voglio tornare da quello schifoso. Chi sarebbe lo schifoso? Nessuno, Caridad. Nessuno. Ah, mi voglio proprio rilassare. Avete visto? Nacho mi ha salutato. Oh, quanto è bello. È un idiota. Ti ha usato per vincere una scommessa. No, non penso proprio che sia stata una sua idea. No, per niente. Te lo dico perché lo conosco, Caridad. Fidati, io lo so che tipo è. No, ma la faccia del bravo ragazzo. No, svegliati, tesoro. Lui è il cattivo del film, ok? No, vedrete che non è affatto cattivo. Ragazzi, non avete capito niente. È figlia di uno stallone arabo. Ecco, guardate un po' che mantello. Guardate che meraviglia. È una cavalla puro sangue. Sono stato a un passo dal comprarla, anzi in realtà sto per farlo. Un altro cavallo, Nacho, mi dici che te ne fai? No, il fatto è che... Questa è una cosa diversa, non lo so, me ne sono innamorato, capisci? E si cavalca bene? Non lo so, non l'ho ancora montata, ma vi giuro che sarà mia. È una cavalla di razza e io, se permettete, me ne intendo. Sì, però... È un po' attarchiata, no? Perché parli se non capisci niente? È una bellezza e basta, con lei farò delle splendide cavalcate. Continuate a cavalcare adesso meglio. Ve lo giuro, lo stava dicendo agli amici. In tono scherzoso, però era chiaro. Nacho è veramente cotto. Non farti illusioni, so quello che dico. Sì, certo. Attenta. Che ti prende? Sono il tuo cane che mi chiami facendo ps, ma sei matta? No, sei... Oh, che accidenti, che belle guanciotte! Ma che fai, cretina? Ma no, hai capito male! Io... Ripeti con me, non devo complicarmi la vita, avanti. Non devo complicarmi la vita. Un'altra volta, non devo complicarmi la vita. Scusami tanto. Tutto bene? Sì, tutto bene? Sì, sono un po' in ritardo. No, aspetta. Non so cosa ti ho fatto per essere trattata così. Vuoi sapere perché? Sì. Perché sei un'isterica. Vieni, fai l'innamorata con me e dopo corri dietro a Tiago. Devo aggiungere altro? Come? No, aspetta un momento, io non corro dietro a nessuno e non sono innamorata. Ah no, allora come stanno le cose?
Sai che c'è? Non ti devo nessuna spiegazione, perciò vai, ti è meglio. Certo, me ne vado. Imbecille, stupido, idiota! Vai a cercare quelle cretine che muoiono dietro ai soldi e alla tua bella casa. Sei un povero fesso, un pagliaccio. Ok. Scusate. Anche lui. Ciao. È inutile che adesso fai il carino. Prova di nuovo a baciarmi e ti stacco la testa. Sì? Allora vuoi dire che non ti è piaciuto il bacio? Cosa? Luca, nuovo rapporto. Continuano a cercare la famiglia della ragazza. Luca, nuovo rapporto. Continuano a cercare la famiglia della ragazza. Chiudo. È bello qui fuori, vero? Sì. Ti senti bene, Salvador? Sì. Cosa vuoi mangiare? Signore, una rosa per la tua fidanzata. Beh, non è la mia fidanzata. No? E cosa siete? Cugini? Siamo... siamo amici. Sei solo amico di una ragazza così bella. Non vuole essere la tua fidanzata? Veramente non gliel'ho mai chiesto. E non le hai mai dato un bacio? Basta, basta. Uno gliel'ha rubato. Beh, allora perché non le chiedi di sposarti? Facciamo una cosa, eh? La rosa non la prendo. Tieni. Ti ringrazio. Auguri, eh? Non vuoi che parliamo di ieri sera, Salvador? No. Scusa, devo fare una telefonata. Vado a prendere un po' d'acqua, va bene? Ciao, amico, come stai? Sto qui, sempre in Uruguay. Niente di nuovo. E tu come stai? Meglio non potrei, sto una meraviglia. Oh, andiamo, non essere arrabbiato con me, te lo chiedo per favore. Sarebbe meglio tu fossi qui, ma continua la tua luna di miele. Parliamo quando torni, ciao. Ma cosa diavolo calpestato? Mi è così appiccicoso? Lascio il libro al centro operativo, eh? Franca, mi dica la verità. Il suo padrone è il mio amore, è il mio signore. Lasciami il braccio, Giustina. No, 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 stai calmo, la guardi negli occhi e... Franca, Franca, ascoltami, insomma, non è quello che stai pensando tu, il fatto è che è successo tutto perché, come dire... Juan Cruz! Bartolomeo! Sono io, la sua Giustina Merarda Garcia! Passami subito, Franca! Ah, va bene, vogliamo rimanere in incognito, eh? Ho capito il piano, grazie per avermi fatta uscire dal carcere, sono una sua fedelissima serva! Franca, va tutto bene, tu sei molto carina. Ti sto dicendo questo perché... Perdoni le stupidaggini di Giustina, signore. Non ci sono ancora novità dall'Uruguay. Tienimi al corrente. Sì, sì, le farò sapere, stia tranquillo. Non ci provare mai più. Ascolta, podologa a rivista, non so come faccio a sopportarti. Non mi parlare così, occurerai solo le unghie incarnite. Tornerò con il mio signore e saremo milioni. Cosa? Stavo parlando con la dottoressa dei problemi del pianeta, dei cambiamenti climatici, ma io sono sicura che le cose cambieranno e che un giorno il mio signore tornerà, il creatore che lassù sta e milioni di favori a tutta l'umanità farà, non è così? Feli, dimmi la verità, ti senti bene? Sì, sta benissimo. Su, vieni qui, stai lavorando molto oggi, riposati, no, riposati. No, grazie, non occorre. Sei un tesoro, dai, ti voglio bene. Bene, ci penserò. Se n'è andata e vado via anch'io, ciao. Va bene, arrivederci. No, non è vero, devo restare, possiamo parlare, possiamo parlare. Ok, sì, devo parliamo. Tirare fuori tutto, Franca. Sì, ma devo riordinare non un po'. Non mi passa, ti chiedo solo di ascoltarmi, ti prego, è importante. Adesso? Adesso. Ti siedi? Mi siedo. Grazie. Franca, io lo volevo fare... Vedi, io me la sono sempre cavata meglio con le parole. Quando devo scrivere sono un disastro, per farla breve, devo dirti scusa, una cosa. Non riesco a capire. Io capisco bene, però per questo voglio che mi ascolti. Sì, sì. Vieni, vieni. No, sto bene. Vieni, Franca, ti prego, vieni. Voglio che tu capisca una cosa. Tu sei una donna estremamente intelligente. Sei una donna...